Ciao a tutti ragazzi di Spazio Games e bentrovati in questo nuovo video della rubrica di League of Legends. In questo episodio tratteremo i campioni, ovvero i personaggi che si usano per giocare le partite effettive in League of Legends. Ovviamente non possiamo qui spiegare nel dettaglio tutti i campioni uno per uno, piuttosto invece verranno spiegate a grandi linee tutte le meccaniche che sono alla base del gioco così da saperne un po' di più. I campioni in League of Legends sono attualmente 120 e ne vengono rilasciati di nuovi ogni tot di tempo dalla stessa Riot. Ogni campione ha delle abilità personali uniche, di cui una passiva, tre di base e una quarta, in genere più potente, chiamata Ultimate. Tutti appaiono abbastanza diversi, alcuni possono risultare invece simili tra loro per aspetto o per loro set di abilità. Questo dipende dal fatto che in League of Legends esiste una certa trama di base e ogni campione ha la sua storia, la sua terra natia e la propria fazione. Tutti aspetti che vanno ad arricchire la caratterizzazione di ognuno di essi, anche se tutto questo non trova quasi mai riscontro nel gioco vero e proprio, e quelle rare volte in maniera abbastanza marginale. Basti pensare alle passive nascoste oppure alla side quest di Rengar e Kha'Zix. Forse questo è l'unico caso un po' più eclatante. Per un evocatore di primo pelo, però, non è facile orientarsi nel vedere così tanti campioni tra cui scegliere, ed è soprattutto per loro che è pensato questo tutorial. Per prima cosa è importante sapere che tutti i campioni possono essere sbloccati spendendo i cosiddetti punti influenza ottenuti giocando oppure pagandoli in Riot Points, acquistabili con soldi veri. Non ci sono campioni esclusivamente acquistabili in RP, ma non tutti hanno lo stesso costo in entrambe le valute. In questo video però parleremo solo di costi in punti influenza. I campioni più economici costano 450 punti, che corrispondono grosso modo a 4-5 partite giocate. Poi ci sono altri da 1350 punti, altri da 3150, altri ancora da 4800 ed infine quelli da 6300 punti. In più, i nuovi campioni durante la prima settimana dal loro rilascio costano la bellezza di 7800 punti influenza. Comprare un campione alla cieca non è mai una buona idea, anche se dallo store è possibile farsi rimborsare fino a 3 acquisti effettuati, sia in IP che in RP. Un ottimo metodo per testare tutti i campioni è affidarsi a quelli messi disponibili gratuitamente durante la rotazione settimanale. Ogni settimana ne vengono proposti 10, sempre abbastanza assortiti per genere, in modo da dare la possibilità di testarli in partite personalizzate o in normal. Questo è sicuramente il modo migliore e consiglio di provare sempre i campioni in prova, perché solo giocandoli è possibile capire effettivamente cosa fanno, anche se già dal client è possibile vederli semplicemente cliccando sull'icona del campione, abilità e poi selezionare una delle 5. Viene data sia una descrizione scritta che il filmatino che la mostra all'opera. Conoscere le meccaniche di un campione è anche il primo passo non solo per giocarlo direttamente, ma anche per giocarci in team, guidato da un alleato e soprattutto contro. Ora è facile pensare che i campioni più economici siano anche quelli più scarsi, mentre quelli più costosi più forti. Nulla di tutto questo, i campioni che costano 6300 IP sono semplicemente quelli più recenti. Ogni nuova release il campione più vecchio da 6300 viene abbassato di prezzo a 4800 e meno frequentemente anche tra gli altri vengono effettuati dei tagli. Ci sono tanti campioni che costano poco e sono validissimi da giocare, alcuni addirittura spesso bannati nelle partite draft e ranked. Per cui, prima di scegliere come investire i propri punti o i propri soldi, è sempre bene testare un campione e capire che uso se ne dovrà fare, senza invece affidarsi soltanto all'immagine più o meno carina o perché lo si è visto un paio di volte in partita mosso da qualcun altro. La prima distinzione da fare sui campioni è quella tra ranged e melee, ovvero i campioni che attaccano corpo a corpo a distanza ravvicinata e quelli che invece attaccano alla distanza. Ogni campione ha comunque un proprio raggio d'azione, che addirittura può cambiare a partita in corso. E questo è il caso ad esempio di Tristana, che aumenta il range d'attacco con l'avanzare dei livelli. Oppure personaggi ibridi come Jayce, Gnar, Nidalee, Eliza e Kayle, i quali possono trasformarsi e passare da ranged a melee e viceversa. La seconda distinzione è tra i campioni che si basano sui danni fisici, quindi l'attack damage, e quelli che si basano sui danni magici, e quindi l'ability power. La premessa è che in teoria tutti i campioni possono tranquillamente comprare oggetti che aumentino l'attacco fisico, visto che tutti gli autoattacchi scalano su questa statistica. Discorso diverso invece per l'ability power, il quale viene sfruttato solo dalle abilità dei campioni e in qualche caso da oggetti acquistabili in partita. Di norma ogni campione ha un suo utilizzo specifico e rende meglio se si equipaggia con oggetti da danno fisico o magico. Esistono anche i personaggi ibridi, i quali hanno abilità che scalano con entrambe le statistiche, come Shyvana, e in altri casi che magari possono avere un utilizzo diverso in base alla predilezione per uno o per l'altro, come può essere ad esempio per Tristana ed Ezreal,
solitamente equipaggiati con oggetti che aumentano i danni fisici, ma che possono essere anche usati in modo diverso, aumentandone l'ability power. Un'altra grossa differenza tra i campioni è il costo delle loro abilità. Sono molto pochi i personaggi che hanno solo dei semplici cooldown, come ad esempio Garen e Katarina. Altri invece hanno delle barre, sotto quella della vita, che molto spesso servono proprio come risorsa per usare le proprie abilità, oltre che dover aspettare anche loro i tempi di ricarica. La maggior parte dei campioni ha il mana, distinguibile dal suo colore azzurro. La riserva e la quantità di mana che si ricarica automaticamente possono essere migliorate da rune, maestrie e ovviamente gli oggetti in game. Non molti invece hanno l'energia, una barra gialla che funziona come il mana ma si scarica e si ricarica molto più velocemente e non può essere aumentata a differenza di quella del mana. Alcuni esempi di campioni che fanno utilizzo dell'energia sono Lee Sin, Akali, Zed e Kennen. Pochi campioni come Mordekaiser e Vladimir utilizzano i loro stessi HP per usare alcune delle loro abilità. Altri come Tryndamere e Renekton hanno invece la furia, si accumula molto spesso attaccando e viene consumata durante l'utilizzo di alcune abilità, ottenendone dei potenziamenti agli effetti. Infine ci sono casi particolari come lo stesso Mordekaiser, Yasuo e Rumble che utilizzano questa seconda barra per le loro abilità passive, ottenendo scudi o altre peculiarità che non si vedono in altri campioni. Veniamo ora a descrivere le categorie vere e proprie, ovvero qual è il ruolo primario pensato per ogni campione ed è visualizzabile dal menu a tendina nella sezione campioni del client, sotto la voce ruolo primario. Iniziamo con i Marksman o gli AD Carry o semplicemente i tiratori. Sono campioni con scarse difese di base ma grande possibilità di attacco, con un raggio più o meno lungo a seconda del campione e sono stati pensati principalmente per essere la risorsa primaria di danno fisico per il proprio team. Questi infatti, oltre alle varie abilità specifiche, devono fare un'enorme quantità di danno semplicemente auto-attaccando continuamente i nemici, grazie soprattutto al proprio raggio d'azione più elevato. I maghi, anche detti AP caster, sono anch'essi dei personaggi abbastanza fragili, ma in grado di infliggere ingenti quantità di danni magici molto spesso ad area, grazie alle loro abilità, soprattutto quelle attivabili. Molto spesso hanno anche a disposizione almeno una forma di crown control, comunemente detti CC, ovvero status alterati ai campioni nemici, come ad esempio stordirli per impedirgli per pochi secondi di fare qualsiasi cosa e diventare così dei facili bersagli. Gli assassini invece possono avere come principale fonte di danno sia quello magico che quello fisico. La loro peculiarità sta nel fatto che hanno quasi tutte le abilità a singolo bersaglio, questo gli permette di saltare addosso a un nemico e magari ucciderlo in un paio di secondi con un giro di abilità, fatte nel giusto ordine e nel giusto modo. Non fanno quasi mai uso dei semplici autoattacchi, ma possono spesso autoattaccare per combinare al meglio gli effetti delle proprie abilità. Di contro, però, se si vuole sfruttare il pieno potenziale offensivo, si deve per forza di cose trascurare le loro difese, rendendoli indifesi se ingaggiano in mezzo al team nemico e facilmente scoppiabili. La classe dei support è forse quella un po' più snobbata del gioco, ingiustamente. I support sono personaggi che non hanno in genere né danni né resistenze particolari. Loro però sono utili. Questa è la vera parola chiave per i support, la loro utilità. Hanno quasi sempre almeno un paio di abilità in grado di assistere i propri compagni con cure, scudi, potenziamenti o poteri particolari, o in alternativa creare molto fastidio ai campioni avversari, rallentandoli, bloccandoli e tormentandoli in genere con varie forme di CC. I tank, come già si può immaginare dal nome, sono i colossi del team. Possiedono enormi capacità difensive, spesso anche con delle abilità che ne accentuano ancora di più questo fattore, e sono sicuramente più difficili da battere. Di contro non hanno grandi possibilità di far danno, ma spesso hanno una buona quantità di CC in modo da proteggere i propri compagni dando fastidio ai nemici. Il che, da una parte, potrebbe far pensare che tirando giù il tank per primo si possa così facilmente uccidere tutti gli altri, ma la verità è che mai, salvo pochissimi casi, il tank deve essere attaccato. Attaccare il tank del team nemico è il modo più semplice per perdere un teamfight e la partita. Sta nella bravura del tank frapporsi tra i propri alleati e i propri nemici come scudo. Simile ai tank sono i fighter, o i bruiser o semplicemente combattenti. Sono praticamente come dei tank, ma con in più delle abilità che in teoria permettono anche di infliggere dei buoni danni, ovviamente sacrificando oggetti più difensivi per alcuni offensivi. Rappresentano un buon compromesso tra attacco e difesa e possono essere giocati sia più aggressivi, aumentandone i danni, sia come dei veri e propri tank, curandone di più gli aspetti difensivi. Queste comunque sono delle classificazioni generali ed infatti, come si può leggere qui sul client, indica il ruolo primario e non la loro unica e assoluta natura. Basti vedere nella categoria tank Leona che è usata nel 99% dei casi come support.
sono delle indicazioni per capire con che tipologia di campione si ha a che fare, ma poi tutto sta, ovviamente, in come ognuno sceglie di giocarlo e come farlo rendere al meglio. Prima di concludere, alcuni consigli per gli acquisti per chi non sa ancora da dove iniziare. Alcuni campioni sono più facili da giocare di altri. Un campione che, ad esempio, ha tutte le abilità cosiddette skill shot, come Lux, ovvero che sta nell'abilità del giocatore per colpire gli avversari, è un po' più complicato da giocare di un altro che ha tutte o quasi abilità a singolo bersaglio e che non richiedono una grossa mira. Ne consiglierò giusto uno per ruolo, scegliendo anche tra coloro che non costano molto, ma, come già detto nel corso del video, ognuno potrebbe trovare un campione più facile di un altro in maniera soggettiva. AD Carry Caitlyn, Mago Ryze, Assassino Master Yi, Support Sona, Tank Rammus, Fighter Garen. Per questo video è tutto, anche se vi invito a seguire i prossimi che approfondiranno tutti gli aspetti punto per punto con la giusta attenzione ai dettagli e con calma. Non voglio per anticiparvi troppo e rovinarvi la sorpresa. Piuttosto, come le altre volte, commentate il video per darci le vostre impressioni o farci delle richieste specifiche per gli argomenti del gioco che volete vedere trattati prossimamente. Non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!